una candidatura al coordinatore di zona di non soltanto affrontare tematiche relative al territorio, al municipio e alle questioni cittadine, ma anche di estendere un po' di più alle questioni e alle tematiche nazionali, cioè di carattere più generale politico o culturale politico, dedicare più spazio a questi temi, e questa iniziativa di oggi va esattamente in quella direzione. Inoltre abbiamo assunto l'impegno di svolgere eventi, incontri itineranti o comunque nell'ambito di tutto il territorio, non soltanto nella nostra sede principale che è quella di Niguarda, e quindi questo fantastico salone che pochissimi circoli possono vedere a Milano oggi ci ospita e siamo più numerosi, quindi stiamo cercando di dare seguito ai nostri impegni proprio in tal senso. L'argomento di oggi è fondamentale, ricordiamoci che la legge bilancio non è soltanto qualcosa di estremamente complesso, ma è qualcosa di estremamente importante e che segna quello che è l'indirizzo culturale politico di un governo supportato dalla sua maggioranza politica al Parlamento. Quindi è, si tratta di un provvedimento, di una legge, vera e propria quadro che detta la linea di quello che si farà in quest'anno e non solo, perché poi ci sono delle previsioni fondamentali che si riguarderanno gli anni a venire, naturalmente il governo attuale è permettendo. E quindi il fatto che noi abbiamo voluto dedicare una mattinata di approfondimento a questo tema, e vista la sua partecipazione, vuol dire che abbiamo fatto la scelta giusta. Bisogna conoscere questi argomenti perché poi vanno spiegati, vanno illustrati. Ci sono anche tante sottolineature che spero emergeranno, ma comunque poi sono a discrezione della curiosità di ciascuno andarle ad approfondire. Basti pensare soltanto, lo cito perché ne se ne è parlato per un po' di tempo, il provvedimento sulle detrazioni fiscali facciate, qualcosa gira già insomma di dominio pubblico, è un provvedimento importantissimo, ma sappiate da chi è stato fortemente voluto, non dal Ministero dello Sviluppo Economico, non dal Ministero delle Infrastrutture, ma dalla cultura. Perché? Perché cosa significa questo? Significa, per un paese come l'Italia, per un paese dell'arte, il paese della bellezza, il paese del paesaggio, significa andare a investire proprio su questi temi, proprio sul paese, sull'Italia, chiaramente con un ritorno come volano economico per la crescita, le imprese e il lavoro, ma fondamentalmente andando a colpire, andando a sottolineare quella che è una vocazione del paese, che è quella dell'arte, della cultura, della bellezza. Come dire che dietro un provvedimento magari non banale, però ordinario, perché le detrazioni sono gli strumenti classici con cui il governo favorisce o nel caso sfavorisce una determinata categoria, un determinato fatto. Se si è intervenuti con un provvedimento del genere, andando a perseguire un certo tipo di orientamento politico, cioè valorizziamo la cultura, la bellezza e il paesaggio dell'Italia, è questo un fatto significativo che andrebbe apprezzato, a mio giudizio. Questo per dire come approfondire gli aspetti di una legge di bilancio permette di capire la razza profonda che sta alla sua base e quindi eventualmente apprezzarne gli intenti e gli impegni che sono stati alla base di coloro che l'hanno scritta e l'hanno ispirata. Detto ciò, direi che è tutto sufficiente. Passo la parola ad Alessia Potecchi, che è responsabile del Dipartimento Finanza, Banche e Fisco della Federazione della Segreteria Metropolitana Milanese. Naturalmente ringrazio i nostri ospiti, Antonio Misiani, Vice Ministro all'Economia, che è venuto apposta per noi, e il nostro senatore Franco Mirabelli, che veramente è preziosissimo per il nostro territorio, perché senza il suo supporto, il suo impegno, noi non potremmo mai avere personaggi di certo calibro nei nostri territori con questa facilità. E ovviamente grazie a tutti coloro che hanno reso possibile l'organizzazione di questo evento. Buongiorno.